Ciao! Il modo più facile per improvvisare sulla chitarra è senza dubbio la pentatonica. La pentatonica è una particolare scala che utilizza solo 5 dei 7 gradi della scala maggiore o minore che sia. Il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto e l'ottavo. La cosa più importante che bisogna sapere sulle scale pentatoniche e qualsiasi altra scala, qualsiasi tipologia di scala che si può andare a studiare, è che tutte loro sono composte dagli stessi schemi che si muovono in posti diversi sul manico. Ad esempio, se questa è la pentatonica di Do minore, di Do maggiore, la pentatonica di Re maggiore sarà così. Partendo ovviamente dalla tonica, che sarebbe la prima nota o la nota di riferimento, che scegliamo. Questo è Do maggiore. L'accordo di Do maggiore già ha le sue note della pentatonica. Quando tu guardi questo accordo, partiamo adesso, per semplificare la situazione, dagli schemi stessi della pentatonica. La prima pentatonica che c'è, partendo da Do maggiore, che sarebbe la minore, ma questo lo spiegheremo in un'altra situazione, funziona così. Diciamo che lo schema è sempre lo stesso, dipendentemente ovviamente dalla corda e dalla nota che scegliamo. Se ci ricordiamo questo susseguirsi di note, riusciamo a capire più o meno come costruire le altre situazioni dopo. Okay. Il primo schema che andrò a spiegare sarà quello proprio della prima posizione pentatonica. 1-3, 1-3, 1-4, 1-4. 1-3, 1-3. Notate che le dita che lavorano di più in questa pentatonica sono indice, anulare e mignolo. L'indice e l'anulare lavorano per quattro corde, ovvero la sesta, la quinta e poi la seconda e la prima. Nel mezzo abbiamo l'indice che si sposta di un tasto indietro e il mignolo che lavora al posto dell'anulare sullo stesso tasto, così come nella corda di giù. Questo, ripeto, può essere applicato in qualsiasi posto qui. Subito dopo abbiamo la seconda posizione di pentatonica, che è composta da notare, qui invece si utilizzano indice e mignolo, poi si scende giù. Indice anulare, indice anulare, indice anulare, indice mignolo, indice mignolo. Questa pentatonica è composta dal... Allora, se noi vediamo la seconda pentatonica che abbiamo fatto col mignolo, dovremmo ritrovarci con il medio per fare la terza posizione dove stava il mignolo prima. Utilizziamo in questo caso il medio e il mignolo per fare le prime due. Poi subito dopo andiamo di indice e mignolo, indice e mignolo, indice e anulare, medio e mignolo, medio e mignolo. Ok, subito dopo di questa abbiamo la quarta posizione di pentatonica, che sarà dove era il mignolo nella terza posizione, però partendo dall'anulare. Eh sì. Partendo dall'indice. 1-3, 1-3, 1-3, poi indietro 1-4. Poi si va avanti sempre con l'1. 1-4. Quindi
poi si scende con indice e anulare. Poi l'ultima scala pentatonica è sull'ottava. Questa dovrebbe essere in realtà la scala numero 0 nella pentatonica di Do, perché comincia qua. Praticamente è come se io suonassi sulla corda a vuoto. È come se io facessi così, però lo utilizzo qui. Questo è il dodicesimo tasto. Il dodicesimo tasto è lo stesso identico suono, solo che è spostato di un'ottava più in alto. Ok, l'ultima pentatonica funziona così. Allora, indice, mignolo. Di solito quando ci stanno l'indice e il mignolo è sempre la distanza di quattro tasti, cioè il primo, secondo, terzo, quarto. Quindi facciamo indice mignolo, indice anulare, terzo, indice anulare, medio mignolo, quindi secondo quarto, indice mignolo, primo quarto. Ok, per l'improvvisazione partiamo da degli accordi molto semplici. Partiamo da La minore, power chord, ovvero quinta corda. Sesta corda, scusate. Sesta corda, indice, quinto tasto, ovviamente. Settimo tasto, quinta corda. E settimo tasto, quarta corda. Un accordo molto semplice, giusto per approcciare alla sonorità. Praticamente questo è un metodo abbastanza semplice per ricordarci le pentatoniche. Diciamo due accordi e poi ripetere le pentatoniche che sono state spiegate. Ricordiamoci che gli schemi sono quelli, quindi la cosa più importante è lo schema. E poi mettere le dita dove voi ricordate di aver suonato la scala. Si possono anche utilizzare metodi di unione tra le note, perché non è detto che tu possa fare solo, se no sarebbe atroce. Poi si potrebbe fare, che fanno parte di questa pentatonica, o addirittura come vuoi tu. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Ciao!